questo. Voglio dare il benvenuto a Roberto Tobia, che rappresenta una categoria che vorrei definire anche questa una categoria in prima linea in questi giorni, i farmacisti. Ora, Tobia, intanto ben trovato e grazie per essersi collegato con noi. Grazie. La prima domanda che le voglio fare è su un tema dolente, perché in questo studio qualche giorno fa qualcuno ha detto che quei beni che sono diventati ormai l'oggetto del desiderio, e le mascherine, e i gel disinfettanti, oggi abbiamo sentito anche i saturimetri, no? Dice, beh, li troviamo e li troviamo a delle cifre folli in farmacia. Ora, la prima domanda che le voglio fare è appunto di chiarirmi questo punto, quanto è vero e quanto questo risponde invece ad una bugia o comunque ad una cattiva pratica che al limite immagino voi stessi condannate. Prego. Assolutamente vero. Grazie innanzitutto della possibilità di intervenire quest'oggi. A volte si fanno delle affermazioni per ignoranza, nel senso più vero della etimologia. Sì, proprio non conoscenza. Per mancanza di conoscenza. Di non conoscenza. E questo purtroppo crea una distorsione importante nell'opinione pubblica. In realtà noi stiamo combattendo una battaglia durissima nei confronti delle speculazioni, stiamo combattendo una battaglia ferma contro gli sciacalli, gli approfittatori, che sono soprattutto sul web. Abbiamo assistito a fenomeni distorsivi gravissimi, sul web prezzi folli per mascherine, per gel disinfettanti, quando le farmacie diversamente sono poste in una posizione di assoluta collaborazione. Hanno prodotto gel nei loro propri laboratori, lo stanno distribuendo in maniera capillare sul territorio. Tobia, mi aiuti però, perché lei lo sa, io ho un patto con i miei telespettatori e dico sempre quello che penso, poi se sbaglio dico che ho sbagliato. Quindi la domanda che io le faccio è dritta dritta. Lei può escludere che ci siano dei farmacisti che fanno i furbi? E se noi dovessimo verificare, noi dico noi cittadini, cioè io stessa poi vado a comprare i farmaci evidentemente, se noi dovessimo verificare che c'è un farmacista che fa il furbo, con chi ce la dobbiamo prendere? Cosa possiamo fare? Infatti, per prima cosa ce lo prenderemo noi con qualche pecora nera che ci potrebbe essere in qualsiasi parte di qualsiasi categoria. Tanto che è vero che noi abbiamo invitato tutte le nostre associazioni provinciali, tutte le nostre unioni regionali a segnalarci i fenomeni distorsivi che dovessero avvenire. E questo mi pare un punto assai importante, perché questo aiuta anche noi cittadini. Assolutamente. No? E ci impegniamo a costituirci parte civile negli eventuali procedimenti giudiziari a loro carico. Questo credo che sia il minimo di fronte a quello che succede. Grazie a Dio continua a sostenere fuori dalle farmacie. Poi bisogna anche verificare in molti casi quello che è il prezzo di acquisto delle mascherine, perché il mercato è impazzito, perché il mercato vende a cifre folli, quello che capito. E questo è un altro punto. Voi, per esempio, in questo momento, le mascherine ce le avete o non ce le avete? E quando le andate a comprare, vi costano di più o di meno che in passato? Escluderei il di meno, però mi aiuti? Assolutamente sì. Allora, le mascherine hanno prezzi folli, hanno triplicato, quadruplicato la abituale costo di mercato, e quindi questo è un fenomeno che combattiamo, ma poco abbiamo pochissime armi da fare. Cioè, abbiamo interessato il Ministero, abbiamo interessato nel decreto del Capo dello Stato, si riconosce il ruolo della farmacia e del farmacista in farmacia quale operatore sanitario.